Ragazzi, ma anche voi sbagliate i pat da un metro? Andiamo a vedere come si fa a risolvere il problema. Ragazzi, siamo sul pat e siamo in una zona dove tantissimi di voi sottovalutano la difficoltà e sbagliano tantissimo, che è il pat da 2 metri, 1,5 metri. Sì, perché ragazzi, non è che quando arrivate a 1 metro la palla è data. No. Chiudo, veloce, non guardo la linea, permetto sempre dritta. No. E no, ragazzi. No. E poi questa è una zona critica, perché quando fate un approccio e dovete recuperare il vostro par da questa zona, e qua ragazzi la tensione sale. La tensione sale, quindi non dobbiamo rovinare uno il pat, perché ho preso il green incredibilmente, faccio il primo pat e mi metto 1 metro, sbaglio, quindi non devo rovinare quello, ma non devo neanche rovinare l'approccio. Faccio un approccio bellissimo, la metto 1 metro, sbaglio. No, quindi quel pat lì è un pat da imbucare. Sì, pat da imbucare. Quindi cosa si sbaglia di solito in un pat da così vicino? Ragazzi, la cosa principale che ho visto ultimamente sbagliare nel pat da vicino è il fatto che il corpo si muove. Quindi mentre io eseguo il pat vado a ruotare il corpo, perché sono curioso, vado a vedere la buca. Quindi il semplice fatto di ruotare lo sguardo mi fa cambiare l'asse delle spalle, e non muovendosi più sull'asse corretto ma andando in rotazione, la mia palla trick se ne va a sinistra. Esatto, ho detto una cosa fondamentale: lo swing del pat, le spalle non è che devono ruotare, le spalle stanno in asse. Quello è importante, sì, da capire. Quindi questo è un errore che capita spesso. Sì. E poi quello... Ragazzi, ma scusate, ma non è che io devo, quando ho il pat e sono da vicino, uso solo le mani. No, il movimento del pat è un movimento a pendolo che coinvolge mani ferme, braccia e spalle, con la parte bassa del corpo e le gambe piantate per terra, immobili. Sì. Quindi anche da 1 metro userò solo le braccia e le spalle. Non dovete mai fare questo. E poi un'altra cosa: ma voi grippate in maniera corretta? Perché tanti ho visto che grippano ancora o con l'interlocco o con l'overlap. No, non va bene, perché quando voi grippate nelle dita azionate la rotazione della testa del bastone e lì si sbaglia. Voi, sì, voi dovete grippare nel palmo, ragazzi, per evitare quella rotazione della testa, e anche magari avere un grip adeguato che non sia troppo sottile. Esatto. Ragazzi, guardate che il grip del pat, tutti hanno la parte piatta in alto per evitare proprio di grippare nelle dita e usare le mani. Assolutamente. E poi tipo la testa del bastone del pat, ma l'avete presa perché vi piace o perché è adatta al vostro gioco? Assolutamente. Perché è vero, l'estetica fa la sua parte, ma un pat come questo, che è un pat blade, va bene per un giocatore che è esperto nel pat e la prende sempre in centro la pallina. Ok? Se siete dei giocatori che avete un po' di errori sul punto di impatto, prendete un pat mallet un po' più grosso. Assolutamente. L'altra cosa importante è l'allineamento, quindi come diceva Ale, un pat adatto o meno adatto, l'importante è che abbia un sistema di allineamento corretto per voi, e soprattutto utilizzare quel sistema di allineamento, e anche quando siete vicini non dar per scontato che è dritta, ma cercate di allineare questo, e perché no anche la pallina. Esatto. Magari vi fate una riga sulla pallina e la allineate, perché basta veramente poco per andare fuori dalla buca. Cosa importante: allenatevi in campo pratico sul patting green ad allinearvi nel modo corretto, perché non basta mettere la linea, andare a fare la gara se non l'avete mai messa la linea sulla palla. Anche perché poi ci mettete 22 minuti per allineare la linea giusta alla traiettoria. Un altro ottimo esercizio per i pat da 1 metro, 1,5 metri è fare l'esercizio della stella, cioè vi mettete, esatto, intorno alla buca 4-5 posizioni, di modo che voi possiate pattare in maniera diversa il pat da vicino, cioè uno parte, va da destra a sinistra, uno da sinistra a destra, uno va in discesa, uno va in salita, e voi vi allenate a calibrare bene la pendenza, a calibrare bene la forza, di modo che la prossima volta che siete in gara non abbiate più paura di mirare e tirare il colpo da vicino, perché è il colpo fondamentale. Un altro allenamento bello che allena anche la tensione, quindi
quando dovete fare un pad da un metro, siete lì un po' tesi, è mettete le vostre 30 palline a un metro e mezzo e imbucatele tutte. La prima che sbagliate, ok, tornate indietro e le imbucate tutte finché non arrivate a 30. Vi assicuro che quando arrivate verso la 25esima palla c'è un po' di tensione nel pattare, perché se sbagliate dovete ritornare da capo. E questo vi allena proprio quando sarete in gara ad avere i nervi saldi, come si dice. Quindi ragazzi, il putt è importante, il putt da sotto il metro e mezzo è ancora più importante, è un putt dove c'è la pressione, dove c'è tecnica, dove c'è allenamento, quindi dovete praticarlo. Ma tu non lo stai praticando, non andare subito a fare la gara senza fare putting green. Non a 3 metri, ragazzi. Fai un po' di putting green prima, mi raccomando. E prima di fare il putting green, iscriviti al nostro canale YouTube, Facebook, Instagram, e metti un bel mi piace e scrivi un bel commento per un golf. Perfetto. E vai!